No, non credo che 40 punti siano sufficienti in questo momento per pensare che sia la quota salvezza, perché le vittorie e i risultati che sta facendo Lecce invece fanno pensare a una quota salvezza più alta di quello che credo tutti noi immaginavamo fino a poco tempo fa. 6 partite sono 18 punti in palio, quindi significa che le possibilità per le squadre che in questo momento stanno correndo velocemente, e mi riferisco soprattutto a Lecce, perché Lecce mi sembra che nelle ultime 4 partite abbia fatto 8 punti, perché ha fatto 2 pareggi con Novara Cesena, 2 vittorie con la Roma e col Catania. E quindi oggi stavo leggendo prima le dichiarazioni dei giocatori di Lecce che credono e pensano di poter fare più di 8 punti. Quindi le tabelle e la classifica non va ancora guardata in questo momento. C'è solo da pensare. Credo come sia giusto fare, assolutamente, una partita alla volta. Noi veniamo da una vittoria, ma ci aspetta una partita domani terribilmente difficile, contro un avversario ostico, contro un avversario aggressivo, contro un avversario ben organizzato, contro un avversario che ci aveva già creato difficoltà all'andata, contro un avversario che 2 domeniche fa ha battuto l'Atalanta, e sappiamo l'Atalanta quanto. Atalanta che è appena andata a vincere a Napoli, Atalanta che ci ha messo sotto, quindi 3 domeniche fa ha battuto in casa l'Udinese, quindi noi non abbiamo altro che, e ce n'è abbastanza di pensare solamente alla partita di domani e però ai punti che ci sono, che anche domani ci sono sul piatto e quindi provare a portare a casa qualcosa. Io credo, Alessandro sta facendo molto bene, io non posso che essere soddisfatto del suo rendimento. Poi io credo, ed è un giocatore che ogni tanto fa accendere la scintilla, che ogni tanto strappa la partita, che ha le qualità per cambiarle le partite. Ma credo che ne abbiamo avuti e ne abbiamo anche altri in queste situazioni, che ci hanno dato altre soddisfazioni, che ci hanno dato altre scintille in altre partite. Quindi la cosa importante è che tutti stanno mettendo a disposizione della squadra le proprie qualità, questa è la cosa importante. Domani è una partita difficile, domani è una partita difficile, avrei preferito giocare un giorno prima, avrei preferito giocare lo stesso giorno dei nostri avversari, però i miei giocatori hanno grinta, hanno spirito di squadra e queste sono le situazioni sulle quali dobbiamo insistere assolutamente anche domani assieme.